Il coraggio di capire che presenta la Cile e vai avanti. Senta Cangiano, visto che lei è anche medico, com'è lo stato di salute del ferro, dell'intermodalità? Perché batte bene. Eh? No, questo è un nodo fondamentale. Mi tocca sul serio pescare nelle mie nozioni. Qua non dobbiamo guardare lo stato di salute attuale, dobbiamo guardare da dove siamo partiti. Quando è arrivata la pandemia, noi non eravamo ancora riusciti a tornare al 2007. E come noi tanti altri paesi. Altri paesi hanno gioco facile, vedi la Germania che puntano sui consumi interni. Noi che invece siamo un paese soprattutto trasformatore, viviamo di esportazioni, di turismo, abbiamo qualche necessità in più. Quindi io diciamo vedo che il malato sicuramente è curato bene, in questo momento è in un reparto iper specializzato e quindi tutto questo va sicuramente a favore di una guarigione, però dobbiamo pensare diciamo un po' oltre gli effetti keynesiani di questa iniezione di denaro, dobbiamo pensare al dopo. Quindi quando diciamo ci sarà la ripartenza, io dico sempre ma dove andiamo? Dobbiamo chiedercelo, anche perché altrimenti quelli che erano diciamo le nostre malattie croniche ce le porteremo appresso anche dopo. Cioè non basta, lei dice Draghi, no, Draghi ci vuole tutto un sistema, però l'Italia che vada lì. Dobbiamo tutti concorrere. Perché sennò, certo. Ecco.